Ciao a tutti, oggi pedalo con Enervit su strade, salite mitiche del ciclismo come il Ghisallo e il Muro di Sormano. Ed è l'occasione per dirvi 10 cose da fare per preparare al meglio una gran fondo. Importante l'alimentazione nei giorni precedenti la gran fondo. Solitamente in queste giornate ci si allena meno e quindi importantissimo bilanciare l'alimentazione. In parole povere, quando noi mangiamo carboidrati che si trasformano in glicogene, dove possiamo metterli da parte? Nel fegato e nei muscoli. Tutto quello che mangiamo in eccesso ci appesantisce e basta, non ci serve a nulla. Quindi mangiare carboidrati, mangiare proteine, mangiare grassi in giuste dosi, senza esagerare da una parte o dall'altra, anche perché a completamento di tutto ci sarà poi la colazione dell'indomani. Il casco va usato sempre, ma bisogna indossarlo nel modo corretto. I laccetti devono essere tirati al punto giusto, deve passare un dito, non di più, perché altrimenti nell'impatto rischia di sfilarsi e il casco non serve a nulla. Un allenamento per migliorare in salita. Se siete un ciclo amatore evoluto, se avete una buona preparazione di base, almeno 3 o 4 mila chilometri, questo è l'esercizio giusto. Salita abituale per voi, sapete più o meno la velocità che avete nel salire. Si fanno 10 volte 30 secondi forte, 30 secondi piano, sono quindi 10 minuti in totale. Non guardate il cardio perché l'esercizio è troppo breve, quindi non vi dà indicazioni utili. Sta di fatto che è un esercizio abbastanza pesante. Si resta sempre seduti. Si parte. Boh, 30 secondi. Veloce, finiti 30 secondi, recupero, proprio 30 secondi piano, rapporto agile e si cerca di recuperare. Una cosa importante, l'intensità deve essere costante in tutte e 10 le ripetizioni, non che fate le prime tre a tutta e poi non avete la forza di fare le ultime 4-5. Nel mondo professionistico si vedono sempre più ruote gommate con tubolari da 25. Il motivo? Semplice. Senza andare a discapito della scorrevolezza, il tubolare da 25, quindi più largo, è utilissimo e vantaggioso per comfort, per stabilità e per sicurezza. Vuol dire che si può scendere e affrontare le curve con maggiore sicurezza e quindi è meglio usare un tubolare da 25 al posto di un tubolare da 23. Il giorno prima meglio il riposo o una pedalata leggera? Meglio una pedalata leggera. La cosa migliore sarebbe fare un'oretta con, se riuscite a trovarla, una salitella di 2 km. Partite piano e la fate in progressione per arrivare ad una frequenza di soglia. Se uno ha 180 pulsazioni come massimo, può arrivare a 165. Altrimenti potete fare 10 minuti all'80% della vostra frequenza massima. Prendiamo sempre l'esempio di un corridore che ha come frequenza massima 180 pulsazioni, può fare 10 minuti a 148-150. È l'allenamento migliore per essere al top il giorno dopo. Ricordatevi di gonfiare le gomme in base a due parametri, il peso del corridore e la condizione dell'asfalto. Può sembrare scontato, ma non lo è. Se un corridore pesa 60 kg, può gonfiare a 8 atmosfere. Se invece il peso di un atleta è di 90, naturalmente bisogna aumentare il numero delle atmosfere per arrivare a 9.
Se dovesse esserci invece l'asfalto bagnato, bisogna ridurre il numero delle atmosfere di 1,5. Così si guadagna in stabilità e migliora la sicurezza. Dopo la Gran Fondo, il mio consiglio è assumere entro mezz'ora Enervit R2 Sport, il primo passo verso la prossima gara o il prossimo allenamento. Allenamenti al chiuso quest'anno ne avete fatti parecchi, eh? Con la pessima primavera che c'è stata, forse era l'unico modo per allenarsi. Oggi però voglio parlarvi dei rulli non tanto come allenamento, ma come defaticamento al termine di uno sforzo intenso. Avete già ammirato sicuramente i professionisti al termine di un cronometro, di una arrivo in salita, pedalare per altri 15-20 minuti al termine della tappa. E la stessa cosa la potete fare voi al termine di una Gran Fondo o comunque di uno sforzo intenso. Si pedala, non avete voglia di fare i rulli? Potete comunque continuare a pedalare per altri 15-20 minuti in agilità. È il modo migliore per cominciare il recupero e quindi per avere un muscolo migliore nel giorno successivo. Tra i tanti metodi per migliorare il recupero, quello che mi ha colpito di più ultimamente è la crioterapia, la terapia del freddo. In cosa consiste? Praticamente è una macchina, l'ho vista tra l'altro far a diversi professionisti all'ultimo Giro d'Italia. È una macchina dove una sorta di box, il corridore entra e ci sono dei getti di aria fredda indirizzati alle gambe. In pratica cosa comporta questa crioterapia? Che l'aumento del flusso sanguigno comporta un miglioramento dello smaltimento delle tossine. Noi non abbiamo nessuna macchina, però possiamo farlo in casa, eventualmente riempendo la vasca con acqua gelida, ci immergiamo solamente con le gambe per 3 o 4 minuti, il gioco è fatto. Se non abbiamo una vasca lo possiamo fare con il microfono della doccia, sempre acqua gelida. Attenzione, indirizzare il microfono della doccia dal basso verso l'alto, dalla periferia verso il cuore. In questa maniera si accelera il recupero. Sono nel laboratorio Enervit dove si stanno studiando gli effetti di un potente antiossidante come i polifenoli del Maki, il mirtillo della Patagonia, sull'organismo degli sportivi. È un dato di fatto, lo sforzo fisico intenso genera molti radicali liberi che possono essere efficacemente contrastati con un'integrazione di polifenoli, il Maki, che è il mirtillo della Patagonia. Molto importanti sono anche per gli sportivi gli omega 3, gli acidi grassi, molto utili per il nostro organismo. Ricordati di continuare a seguirci su enervitsport.com.